Grazie, grazie Nicola. Io nel frattempo vedo pronto fra Daniele che sta sistemando la telecamera per il suo collegamento Skype. E allora ti do subito il benvenuto e grazie per essere con noi. Buongiorno. Pace bene, buongiorno a Pace tutti bene a voi. te. Dunque, allora fra Daniele, abbiamo accennato a questo importante anniversario che la comunità di Pietrelcina si prepara a vivere, 300 anni della Sacra Icona Lignea, dinanzi alla quale stiamo vedendo anche alcune immagini, o meglio le sto vedendo io, non so se si vedono in onda, appunto di questo simulacro così importante che ha raccolto, come dicevo, le lacrime, le angosce di tutta la comunità di Pietrelcina e anche del suo figlio più illustre, Padre Pio. È stato approntato un programma significativo che sarà animato nella parte appunto della preghiera dai giovani frati minori cappuccini della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Allora ti chiederei un po' di descriverci le sensazioni della comunità di Pietrelcina. Sì, è un momento di gioia, un momento di festa, un momento speciale per questa comunità, perché il riferimento alla Madonna della Libera possiamo dire che è tutto per questo paese, non solo per il paese, diciamo, per la parrocchia di Pietrelcina, ma anche per i tanti pellegrini che vengono a Pietrelcina per visitare i luoghi di Padre Pio e che ormai si sentono legati anche alla Madonna della Libera, giustamente definita, ecco, la Madonna di Padre Pio, potremmo dire così, senza, ecco, dimenticare come la chiamava Padre Pio, la Madonnella nostra. Allora noi il 6 agosto vivremo questo evento importante. Sono secoli che la prima domenica di agosto si festeggia solennemente la Madonna della Libera, però quest'anno sarà un anno tutto speciale, sarà ancora più solenne la festa della Madonna, perché il 6 agosto apriremo l'anno giubilare, apriremo questo anno di grazia, questo anno dove, ecco, il Santo Padre, attraverso la penitenzieria apostolica, ci ha concesso il dono dell'indulgenza plenaria per un anno intero, dal 6 agosto del 2000 di quest'anno, no? Fino al 4 agosto dell'anno successivo, la prima domenica di agosto dell'anno successivo, dell'anno prossimo, noi vivremo questo giubileo mariano che ha proprio il titolo Maria si alzò e andò in fretta, no? Della pagina del Vangelo di Luca. Allora, Allora, fra Daniele, questa notte. fermiamoci un attimo qui perché dobbiamo andare in pubblicità. Ti chiedo di restare con noi e poi riprendiamo da questo importante appuntamento che la comunità di Pietrelcina si appresta a vivere. Resta con noi anche i nostri amici. Eccoci tornati insieme, siamo idealmente collegati con Pietrelcina e con il suo parroco, fra Daniele Moffa, che ci sta raccontando quella che è la festa, quella che sarà la festa che è già in preparazione della Madonna della Libera in un anniversario importante, i primi 300 anni della realizzazione di questa statua così bella, così davvero dal significato così importante. Dicevo fra Daniele che la preparazione a questa festa è affidata ai giovani frati della provincia religiosa appunto di Sant'Angelo e Padre Pio, in continuità direi quasi anche con i temi della giornata mondiale della gioventù, visto che ormai siamo a poche ore dall'inizio di questo altro grande appuntamento. E non è un caso che nel programma una delle iniziative sia proprio la benedizione dei giovani che da Pietrelcina partiranno proprio verso Lisbona. Allora ti chiederei di commentarci questo, chiamiamolo binomio, tra i giovani, che comunque continuano ad affidarsi alla Madonnella nostra, come è stata definita, e appunto, questa missione che sta per iniziare a Lisbona, della Giornata Mondiale della Gioventù. Beh, diciamo che quest'anno la Giornata Mondiale della Gioventù ha un colore tutto mariano, sia per il tema che è stato scelto, che ripeto, anche noi abbiamo scelto come tema del nostro giubileo, no? Maria si alzò e andò in fretta, e poi anche per il luogo. Siamo a Lisbona, a pochi passi da Fatima. Sappiamo bene che nella messa del Papa lì a Lisbona sarà presente anche la statua famosissima della Madonna di Fatima, lì sul palco davanti a quelle migliaia e migliaia di giovani. Allora anche da Pietrelcina partiranno
un gruppetto di ragazzi che vivranno, 10 ragazzi che vivranno lì a Lisbona la giornata mondiale della gioventù. E beh, Maria, anche se la statua, diciamo, ha 300 anni, però diciamo che il volto della Madonna è sempre giovane, è un volto sempre giovane, un volto sempre affascinante. Perché? Perché Maria vive il Vangelo, perché Maria ci parla di Gesù, perché Maria ci racconta quell'amore profondo che il Signore nutre, no, nei nostri confronti. E allora vivere tutto questo proprio in sintonia con la GMG ci apre non solo a questa spiritualità mariana, ma ci apre anche ad una dimensione di chiesa più ampia, no? Anche se siamo lontani, ma siamo chiesa, siamo un popolo che vive, ecco, questo carisma, questa espressione di preghiera, e quindi ci sentiamo in sintonia anche noi con la GMG di Lisbona, no? Proprio a partire da questa dimensione ecclesiale universale. E quindi ci insediamo anche noi attraverso la presenza dei frati giovani, ma anche alla presenza di tanti ragazzi, di tanti giovani che partecipano alla novena, alla preparazione, no? Della Madonna, della festa della Madonna, ecco. Come ogni giubileo che ci rispetti, c'è una porta santa, ovviamente. La porta santa sarà aperta al rientro della bellissima processione che poi in qualche maniera investe un po' tutta la città di Pietrelcina il 6 agosto, dunque la prima domenica di agosto, come abbiamo avuto modo di ascoltare anche dalle tue parole. Però vorrei fare anche un riferimento più in generale al mese che la città di Pietrelcina andrà a vivere, perché agosto è sempre stato tradizionalmente legato anche a un altro appuntamento importante, che è l'anniversario dell'ordinazione presbiterale di Padre Pio, che tutti sappiamo essere avvenuta il 10 di agosto del 1910, e poi la prima messa che il santo ha celebrato è stata proprio dinanzi alla Madonna della Libera il 14 di agosto dello stesso anno, ovviamente. E, anche qui è un momento importante questo, che in qualche maniera vuole essere anche un trait d'union tra ciò che è stata la comunità di Pietrelcina prima e ciò che è adesso. Anche questa devozione così importante di Padre Pio, che non ha mai dimenticato la Madonna della Libera. Ecco, ti chiederei di parlarcene in pochi minuti. Sì, abbiamo essenzialmente due appuntamenti molto importanti. Da poche ore stiamo affrontando anche questo programma. Il 10 agosto, appunto, che ricorre l'anniversario, 113 anni dall'ordinazione di Padre Pio, partirà un pellegrinaggio a piedi da Pietrelcina verso il Duomo di Benevento. Ci incontreremo alle 5 del mattino in parrocchia, per poi partire verso Benevento, proprio per ricordare quel cammino che Padre Pio, insieme a qualche familiare, insieme al parroco, ecco, Don Salvatore, hanno fatto verso il Duomo di Benevento. Anche noi ci recheremo a piedi, ecco, sono 4 ore di cammino, e lì ci accoglierà il vescovo Monsignor Felice Accrocca, dove celebrerà proprio nel Sacellum, dove Padre Pio è stato ordinato, nella piccola cappella della cattedrale. Lì celebreremo la Santa Eucaristia. E invece poi il 14 agosto, per ricordare la prima messa di Padre Pio avvenuta, no, nella nostra parrocchia, sull'altare dove tutt'oggi noi celebriamo la Santa Messa, ecco, lì ricorderemo ancora una volta l'evento, proprio con un'altra messa solenne, celebrata sempre dal nostro arcivescovo, e dove alla fine della messa, alle 18, ci sarà la distribuzione dei raffioli, che sono i dolci tipici, no, del matrimonio. Come si usa qui in questo luogo, ma in tanti altri luoghi, gli sposi distribuiscono questi dolci il giorno del matrimonio. Ma noi sappiamo dalla cronistoria, insomma, dalla storia di Padre Pio, che anche nel giorno dell'ordinazione di Padre Pio, soprattutto la zia preparò questi raffioli, questi dolci, ecco, che Che con il simboleggiano la matrimonio, festa, esatto. no? Ecco, quel giorno era il matrimonio di Francesco, di Pio. E allora, ancora per ricordare questo evento, anche noi distribuiremo alla fine della messa, ecco, questo dolce tipico della festa nuziale, proprio per ricordare questo, insomma, in un modo molto semplice. Però anche a questa data, ecco, accorre tanta gente, accorrono tanti pellegrini per ricordare quello che è il centro della vita di Padre Pio, no? Il suo sacerdozio, la sua celebrazione eucaristica, che è diventata l'emblema della sua vita spirituale, del suo messaggio, ecco, carismatico, che ancora oggi affida a tutti noi.
E allora noi questa mattina abbiamo voluto ricreare un ideale ponte tra San Giovanni Rotondo e Pietrelcina che si appresta a vivere questi momenti di grazia così importanti, mentre la regia ci ripropone l'immagine della Madonna della Libera nei 300 anni, nei primi 300 anni appunto della sua creazione, potremmo definirla così in questa statua così davvero così bella, che tra l'altro qualche anno fa, ricordiamolo, è stata anche qui in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo per ecco, questo ideale ricongiungimento tra la Madonnella di Pietrelcina e il suo figlio più illustre. Fra Daniele, allora io non ti rubo altro tempo, ti ringrazio per essere stato con noi, come sempre grazie per la tua disponibilità e ci risentiamo molto Pace presto. Grazie. bene a tutti voi. Grazie, ringraziamo Fra Daniele Moffa, parroco di Pietrelcina.